Buongiorno amici e benvenuti ragazzi, quest'oggi in questo nuovissimo video. Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video in cucina. Stephanie, il mio coinquilino, sono ormai un paio di mesi che sul canale porta diversi video in cucina dove fa la colazione ai suoi amici e alla sua ragazza. E ho pensato, ma Stefano, chi ci pensa? E la risposta ragazzi è naturalmente noi. Infatti in questo video prepareremo la colazione a Stephanie. Prossima volta a Stefano gli famo una bella cenetta. Che su di essere a quest'ora ragazzi è improponibile, o meglio non è tanto dura quanto ho fatto che durito 3 ore. Allora, Stefano è uno che mangia molto, partiamo da questo presupposto, quindi ho pensato di portargli 3 portate. Una portata salata, una portata dolce e infine un frullato, una centrifuga. Dove il piatto salato è composto da un toast fatto con l'avocado e la salsa dell'avocado, più a parte un uovo fatto con il rosso che sta in mezzo, non mi ricordo il nome tecnico. Il dolce consiste nel fare un tiramisù con la crema all'arancia e infine la centrifuga, non so, prenderò un po' di frutta di stagione, metterò insieme e via. Che cosa cazzo ci fai te a questo mercato di già? Faccio la colazione a Stefano. Partiamo dal piatto salato. Mi serve un avocado, 6 uova e pane. Mortacci quanto costa. Non è che fai invece la colazione a me? Se così dire ci guardi a like. Devi svegliare le 3. Madonna, porto a mezzanotte per cosa? Siamo adesso al dolce, ci siamo i biscotti mila per tiramisù. Sono i savoiardi. Che ci pensi te? Le arance? E poi boh, il burro magari. Ale, che altro ci serve? Una speppone, cioè il burro. Non so cosa. Ma serve l'ultima cosa, la frutta per il frullato. Ma quindi... il frullato si fa con il latte, non so fare il frullato con la frutta. Chiamo latte senza lattosio? Già, è a casa, okay. Latte di banane. Facciamo banane e pere. Anzi, più pure un po' di mentucce per dargli un po' di freschezza al frullato. La spesa totale è costata 20 euro. 20 euro. Bella colazione, quindi... costoso. Come su? Oh, è una colazione. Ale! C'ho un lavoretto per te. C'ho paura. Hai un'apps? No! Mannaggia! Vabbè, tanto che non c'è più che ci pensiamo noi. Via col timelapse. Ale, la cucina ragazzi è come nuova, da quest'altra parte invece abbiamo la spesa e adesso non ci resta che cominciare. Sono le 8:45. Se fossi una sfida di Masterchef, quanto tempo mi daresti? 45 minuti. Andata, 45. La prima cosa che andrò a preparare sarà sicuramente il dolce, quindi il tiramisù all'arancia, perché è quello che richiede più tempo e va servito freddo, quindi cominciamo da questo. Ah, logicamente ragazzi faccio una premessa, io non ho mai fatto nessuno di questi piatti, quindi non ho mai fatto né il tiramisù all'arancia, né le uova con quel toast in quel modo, né il guacamole, e nel frullato, quindi sarà un esperimento. L'obiettivo sarà prendere almeno un 9 su uno di questi 3 piatti. Sarà dura, ma ce la possiamo fare. Sì, potremmo sicuramente sbattere le uova a mano, però non ci vuole tantissimo tempo. Qua si è storto tutto. Aia, potremmo sicuramente, come cazzo si mette, montare le uova a mano, però dato che abbiamo questo usiamo questo. Però mi sa che questo non è il suo. Dai, che sfiga, non ci abbiamo il coso. Eccolo, avevo sbagliato io a prendere l'attrezzo giusto. Prendiamo 2 uova e le separiamo dai rispettivi tuorli e albumi. Questo uovo, ragazzi, su Instagram l'altro giorno ha avuto 50 milioni di like. Io non vi chiedo 50 milioni di like, però vi chiedo 50.000 like. Se lo fa? Dai, E se li raggiungiamo, questo qua sarà l'ingrediente anche del prossimo video, la colazione assurda. Separiamo il tuorlo, ok, tra virgolette, e 2. Adesso andiamo a montare il tuorlo dell'uovo con dello zucchero. Io ci metterò circa 3 grammi di zucchero, che equivalgono a circa 50 grammi. E lo andiamo a montare un po'. Sembra ok, non so se in realtà deve essere così denso, forse ci ho messo troppo zucchero. Boh, non lo so, mai da una volta all'estero ho detto, cazzo, un giorno lo farò anch'io. Quel giorno è arrivato, solo che appunto non so come si fa. Comunque al tuorlo adesso ci aggiungiamo un po' di mascarpone. E quanto ne mettiamo? Lo lavoriamo un po' e lo andiamo ad aggiungere al nostro tuorlo con lo zucchero, così, e andiamo a girare tutto insieme. Sto indietrissimo. Per dargli il gusto d'arancia vado a grattugiare un'arancia intera e gli metto la scorza qua dentro, così prende un po' di sapore questo mascarpone. No dai, che sfiga. Tiè, bella pulita. Questa cosa useremo poi per il succo, per imbeverare. Perché io non so l'italiano? Per inzuppare i savoiardi. No, abbiamo sbagliato qualcosa, mi sa. Troppo liquido. Ah, no, ecco perché è liquido. Perché da quest'altra parte adesso dobbiamo montare l'albume, che spero renderà il tutto un po' più denso. Albume fragico. Andate avanti così finché non si crea la schiumetta. Mi sono già rotto il cazzo. Sembra abbastanza schiumoso, quindi dovremmo esserci. Guardate, ancora più cremoso, voi, raga. Io
C'ho voglia e non c'ho tempo, perché è una sfida a tempo ormai questa qua. Mazza, sono passati già 12 minuti. Siamo indietrissimo. Lo vedo in realtà un po' troppo liquido forse. Però vabbè, ci è uscito così. Allora, in realtà basterebbe mettere un po' più di zucchero e diventa bello denso. Però Stefano è a dieta e quindi credo che la preferisce così. E cominciamo con l'impiattamento. Io farò una monoporzione, quindi prendo questo barattolo qua e lo comincio a riempire di savoiardi. La roba che potrei fare è inzuppare i savoiardi nell'arancia per dargli un po' di gusto. E lo facciamo. Ups. Diciamo che l'impiattamento non è il mio forte, dai. E manco le creme. Ecco qua ragazzi, il nostro tiramisù scomposto, diciamo, all'arancia. Ci abbiamo messo un botto, raga. Cazzo, 27 minuti. Passiamo subito adesso al frullato. Il segreto per un buon frullato sono le quantità giuste. E noi, come sempre, ne esattiamo. Però di base ci serve una banana e una pera. Più yogurt senza lattosio. Abbiamo qua la nostra banana. Un po' durette ste pere, eh? Vabbè, ormai è tardi. E poi yogurt senza lattosio. Allì. Diamo l'assaggio. Mazzo, molto buono. Mi aggiungo solo un po' di yogurt e una mezza banana ed è perfetto. E anche la seconda portata è fatta. Dai. Ma il restante lo finisco io, perché ragazzi, è veramente buono. Si sente un po', il fatto che la pera fosse dura, però ci sta. Siamo a 36 minuti, ragazzi. Siamo indietrissimo. Ci manca l'ultima portata, ovvero i toast con l'avocado e l'uovo fatto all'occhio di bue. Cominciamo subito a fare il guacamole. Prendiamo un avocado. Mazza, questo è marcio. Ma dai, ma che sfiga, regà. Questo purtroppo si butta. Si lunga, ma che me combini? Con quello che li fate pagare poi, vabbè. L'altro per fortuna era un po' meglio, solo che di un avocado intero si è avuto solamente metà, perché l'altra metà era marcio. Abbiamo 9 minuti per fare l'uovo. Spero di farcela. In Giappone, ragazzi, in un sexy shop, sì, avete capito bene, in un sexy shop ho comprato questa bellissima forma per fare le uova a forma di cane. Quindi, naturalmente, le faremo così oggi la uova. Ah, e per le orecchie, dato che non abbiamo comprato il bacon, useremo il guanciale, che in casa nostra non manca mai. Però useremo solamente la parte magra. E mo qua nel frattempo preparo il pane. Allora, i toast all'avocado sono pronti. Ho tirato fuori anche il bacon, o meglio il guanciale. E adesso passiamo all'uovo, la cosa più difficile, credo, di questo video. Qua mettiamo solamente il bianco, senza le croste magari. Passiamo il rosso e lo lasciamo qua dentro. Dai che ci siamo. Metto a riscaldare intanto il pane con l'avocado. E adesso si arriva a noi. Ho messo qua un po' d'olio. Non appena si riscalda ci mettiamo la nostra formina con l'albume e il tuorlo dell'uovo. La questione è che si brucia. Devo mettere il bianco e il rosso qua sopra. Oddio, non ci voglio credere. Raga, sto usci bene. Ci hai messo sotto il burro? Olio. Burro? Era meglio? Burro era meglio, secondo me. Perché se, cioè, ora si sta spingendo tutto sotto e si brucerà. Oddio, che brutto. Cos'è? Cioè, ma che brutto che è. Beh, è un po' tipo quello del Mac, no? Sì. Secondo e ultimo tentativo, ci rimangono due uova. Burro? Senza tosio. Bravo, bravo. Sborra tu. Vado? Vai. Uno e due. Vai, è fatto. Perfetto. Passiamo all'impiattamento. Sul tronco? Sul tronco. Sul tronco. Cazzo, se quell'occhio fosse venuto intero, ragazzi, era perfetto. Sì. Era perfetto. Più o meno. È ancora bello liquido, però. Va bene, sti cazzi. Tanto vedi mangiare Stefano. Esatto. Dici? Ti piace? Vedi, te inquadra bene, eh? Devo staccare questa. Ah, ma il caffè ci siamo dimenticati. Il caffè. Il caffè, che cazzo. Caffè. Follettine, follettine. Ecco qua il caffè lavato. Così va bene? Sì, sì, va bene, va bene. Buondì. Madonna. Il ragazzo che porta sempre la colazione ai suoi amici e alla sua ragazza. Ecco la colazione per te. Il karma. Finalmente è tornato. Volevamo svegliarti, ma ci abbiamo messo un po' più del previsto. Sei andato a comprare la giacca. Sì, andiamo, toast di avocado, c'è la spremuta. Questo forse l'hai fatto tu male. Gli è successo. Gli è esploso un accidente di percorso. Ma questo è il cagnolino che abbiamo comprato in Giappone. Esatto. Abbiamo. Ma che è sta cagata? Tiramisù all'arancia. Tiramisù, ma io non lo posso mangiare il tiramisù perché mi tira giù. C'è mascarpone senza lattosio, pavesini senza lattosio e sfondato senza lattosio. Smoothie, pera. E poi? Banana e yogurt senza lattosio. È un po' durino. Senti, qua è colpa del tuo coinquilino, va? Io non ho fatto niente, no, stavo infatti, lavorando. Andiamo a fare la spesa. Gli dico, compro latte senza lattosio. Ma c'è già in frigo. E non c'era. Quindi è per quello che ho un po' durino. Ah, è rimasto. Caffè. E caffè. Senza zucchero. Senza zucchero. Bravo. Sparta il caffè. E ti vai sporca perfetto. Allora. Ah, questo in realtà deve mangiare con l'uovo. Quindi secondo mangiare me entrambi. Qua sopra ci avrei messo un filo d'olio. Adesso mangiamo un pezzo di cane. Prendiamo anche un pezzo di guancialotto.
dice un po' com'è. Buon culo. Raga, sto toast è buonissimo. Ma io a Giuseppe in America gli ho portato la birra. Però l'uovo che pure è caduto sulla bocchetta. Tu ci hai messo a fare il tiramisù? Una mezz'oretta quasi. Toast molto buono. Ok, voto. L'uovo. Il caffè vabbè, non l'hai fatto tu, l'ho fatto la macchinetta, quindi dopo che la macchinetta la mo che abbiamo fatto. Che ha premuto E adesso, secondo me, una delle cose più importanti. Innanzitutto, se poi mi sento male, ti vengo a cercare. Quindi tiramisù scomposto all'arancia senza lattosio. Bravo. No, l'ho già mangiato uno intero, tranquillo. Davvero? Sì. Voglio vedere come l'hai fatto perché è buono, a parte la buccia. Sporca niente. Il prossimo mozzo che succede. Cazzo, ti sei messo un pezzo di guanciale. Non l'ha perso, mi sa. Veramente buona. Io questo non la faccio karma. Spesso, ma questa è una delle migliori in assoluto. Questo non mi ha convinto, questo era praticamente freddo. Così tanto? Oh, ma vai un po' al campo da lavorare. La spremuta è l'uovo a forma di cane. Ciao, per l'impegno, non per i risultati. Ma si è svegliato presto, è andato al minimo al supermercato a fare la spesa. Mi sono svegliato alle 6, sono andato in palestra. Esco dalla palestra, volevo fare la spesa. Esco dalla spesa e lui stava scendendo per fare la spesa sua. Molto buono. Dai. Very, very good. Da tradizione adesso, io mi vado a fare un weekend a sciare. No. Io non ho carte di credito. Che sfortunella. Va bene anche il cash. Ma c'ho solo la prepagata. Quella va benissimo. Ma ci sono 15 euro. Eccoli, non vanno benissimo. Non da nessuna parte. Ci ho provato. Che hai combinato qua? Che pandemonio. Due scodelle. Che fa due uova, sei padelle. Guarda l'altro uovo. Il primo era questo. Chi se lo mangia questo? E uno mangio io. Niente ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel like. Superiamo appunto 50.000 like per questo video. Per la prossima colazione. Niente, ci vediamo nel prossimo video con un nuovo video. Bella. Comunque qua la cronaca ci ha messo 49 minuti. Quindi sì, l'accidente l'abbiamo persa. Però vabbè, torniamo a casa comunque vincitori, perché abbiamo fatto un bel piatto. Io sono già a casa. Boh, vabbè, ciao.